Siano lodati Gesù e Maria. Queste bellissime letture di questa 18ª domenica del tempo ordinario, fratelli e sorelle carissimi, penso che abbiamo abbastanza capito che sono accomunate da un tema molto delicato, molto importante e spesso anche da noi credenti, anche da noi preti e da ecclesiastici, non sempre opportunamente tenuto in considerazione e tra l'altro fatto oggetto come doveroso di adeguato, approfondito e puntuale esame di coscienza. Qual è questo tema? È il nostro rapporto con i beni, le ricchezze e il denaro. Tutte e tre le letture parlano di questa cosa qui. Coelet, abbiamo sentito dire che c'è chi lavora con successo e poi deve lasciare i beni che ha accumulato ad altri, perché come dice sempre Papa Francesco, dentro le bare non ci stanno le tasche per portarsi dietro i soldi e le monete, ci stanno, rimangono sulla terra quelli lì. A fare cosa? A far litigare quelli che restano, i nostri discendenti, perché l'occasione del Vangelo, della parabola che Gesù racconta nel Vangelo, è che due stavano litigando per l'eredità. Vi faccio una domanda: voi conoscete qualcuno tra i vostri parenti o amici che ha litigato per l'eredità? Chi conosce qualcuno alzi la mano. Io ne conosco tanti, famiglie sfasciate, fratelli che non si parlano più, che si odiano, d'accordo, che non vanno ai funerali del padre e della madre. Io ho visto di tutti i colori. E per che cosa? Per cosa? Per quattro soldi o per quattro beni? Si può non parlare più con un fratello o una sorella o con un familiare, o non andare a un funerale di un padre o di una madre per ragioni di eredità? C'è chi lo fa. Attenzione, perché è una cosa molto importante. Io ricordo sempre il caro Cardinal Petrocchi, i bei discorsetti che facevano i seminaristi. Una persona che fa una cosa di questo genere mica pensa la verità: io per questione di soldi non parlo più con mio fratello o con mia sorella, ma può essere possibile? Ma chi se ne importa, insomma, no? È più importante avere il rapporto con mio fratello e con mia sorella, poi i soldi, ma magnateli, a far benedire, a me interessa il rapporto con me. No, perché dentro la nostra testolina cominciano tutti i ragionamenti: e no, questa è questione di giustizia, e no, questo è per principio, e no, ma questo non si può tollerare, e no, ma io so come tutti gli altri, e no, ma io ho fatto tante cose per papà e mamma, eccetera, eccetera. Guardate che di queste cose noi ce ne abbiamo in continuazione. Poi San Paolo ci rincara la dose e dice: desideri cattivi, mortificate quella parte di voi che appartiene alla terra, e nomina quella cupidigia. Anche Gesù parla di cupidigia nel Vangelo, adesso vedremo cos'è, che è idolatria. Attenzione, sapete che l'idolatria è un peccato gravissimo contro il primo comandamento, perché l'idolatria consiste in questo: io metto nel mio cuore e lo adoro qualcos'altro o qualcun altro che non è Dio solo. Sapete che significa adorare, no? Ecco, no, io ve l'ho detto tante volte, c'è ancora qualcuno che non lo fa, spero sempre per motivazioni buone di salute. Quando il sacerdote consacra e alza l'ostia, l'atteggiamento esteriore che indica l'adorazione è lo stare in ginocchio. Chiaramente questo, da questo è dispensato chi ha problemi, ce l'ho pure io veramente, alle cartilagini, alle ginocchia, eccetera, eccetera. È un gesto esteriore, ma che cosa è questo gesto esteriore? Esprime l'adorazione interiore, cioè io mi prostro perché chi sta davanti è il mio Dio, è più grande di me. Ecco, quando incontrate qualcuno che dice io sono ateo, mi fate una cortesia, ricordate quello che sto dicendo, dovete dirvi questa cosa qui: tu sei un bugiardo, non sei ateo. Vedete come si arrabbia? Sono un bugiardo. Ma che Dio non esiste, io Gesù Cristo non ci credo, che è figlio di Dio. Al centro del tuo cuore non c'è Gesù Cristo, ma sta tranquillo che c'è qualcun altro o qualcos'altro, perché il cuore dell'uomo è fatto così: qualcuno lo adora. Io racconto sempre, da giovane, come tanti giovanotti, andavo appresso a tanti musicisti, capite, cantanti
e a qualche concerto ti capitava di trovare lo striscione col nome del cantante, non so se l'avete mai visto, Tizio, tu sei il mio Dio. Io l'ho visto con gli occhi miei, Non è una giocherellata, un modo di dire, perché un cantante può diventare il Dio di un ragazzino. E da che cosa si vede? Il ragazzino comincia, il cantante c'ha il tatuaggio sulle orecchie, il ragazzino si fa il tatuaggio sulle orecchie, il cantante fuma, il ragazzino fuma, il cantante si droga, il ragazzino si droga, perché l'adorazione porta all'emulazione, porta all'imitazione. Allora San Paolo dice, attenzione, che la cupidigia, sapete cos'è la cupidigia? Il desiderio di accumulare ricchezze per sé. Quindi voglio accumulare, devo stare tranquillo, avete visto lo stolto del Vangelo? Io dove c'è una vita tranquilla, voglio stare in grazia di Dio, voglio stare al sicuro, d'accordo? E quindi devo avere il mio gruzzoletto tranquillo per farmi una vita tranquilla. A Gesù su questa cosa qui non è tanto d'accordo, Lo dico anche per me, perché se uno legge bene il Vangelo e tutti quanti i discorsi che Gesù fa su questa materia, Gesù non è proprio per niente d'accordo, perché in alcune parti del Vangelo, penso che lo sappiate, Gesù dice chi c'ha il coraggio è meglio che pulisce tutto, via, tutti i beni. Voi sapete che San Francesco e qualcun altro non è che si sono pazziti. Hanno letto il Vangelo e siccome Gesù consiglia a chi c'ha il coraggio di fare proprio piazza pulita di tutto, ha fatto piazza pulita di tutti. A chi non c'ha il coraggio di fare questo, non tutti Gesù chiede di fare questo, però dice attenzione, perché i soldi sono un pericolo, perché noi ai soldi ci attacchiamo, noi nei soldi ci mettiamo le nostre sicurezze. Come fai a capire se sei attaccato? Da due o tre cose, dopo concludiamo, come dire, che deve essere bene. Allora, Gesù dice, dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Bisogna vedere quanto ci stai a pensare ai soldi e ai beni. Noi dobbiamo fare l'esame di coscienza, figlioli miei cari, non serve semplicemente perché, guardate che imparare a fare l'esame di coscienza è una cosa seria, perché la confessione è una cosa grossa. Cioè, queste materie di cui stiamo parlando oggi, di cui parleremo anche domani durante le omelie, sono materie serie da portare in confessionale, perché se io sono attaccato ai soldi lo devo dire al confessore. E da cosa lo capisco? Se ci penso troppo, capite? Dov'è il nostro cuore? Il nostro cuore sta in quello a cui pensiamo. Io sto sempre a pensare, e quanti soldi ho? E quanto costa? E quanto ho speso? Da mattina alla sera è troppo. Cioè, non è che uno... Cioè, la nostra coscienza, se noi ci facciamo attenzione, ci avverte. Oppure, quello che penso... Quello di cui parlo, ho sempre a parlare di soldi, quello che desidero, d'accordo? Quello che mi attrae il cuore. Gesù ha da questa massima nel Vangelo, un altro, dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Se tu pensi troppo ai soldi, se tu ne parli troppo, se tu ne desideri troppo, i soldi e i beni, sei attaccato. E da cos'altro lo capisci? Altra spia. Quanto sei generoso nel condividere i soldi e i beni che Dio ti ha dato? Perché questi, sapete che vanno condivisi, e lo devono fare tutti, diciamo, io sono povero, manca arriva alla fine del mese, che te condivido? Perdonatemi, ricordate quel passo del Vangelo, lo ascolteremo quest'anno perché è di Luca, dove c'era la povera vedova, che si era messa davanti al tesoro del Tempio, che ha fatto, ha gettato due spiccioli, sapete che due spiccioli equivarranno più o meno a un euro, però quella povera vedova che ha messo due spiccioli non ha niente, no? Quel giorno non ha mangiato per fare l'offerta, oggi la chiameremo l'offerta per la Chiesa, perché era questo il tesoro del Tempio, ma non ha mangiato. E Gesù, quando ha visto quella donna, si sono sgranati gli occhi, ha detto, questa ha messo più di tutti. Perché non è che l'elemosina è roba solo da ricchi, così come, attenzione, l'avarizia e la cupidigia generalmente sono peccati da ricchi, ma pure i poveri ogni tanto. Perché siccome sono poveri, perché i ricchi, siccome ce l'hanno troppi, sono attaccati, e i poveri, siccome ce l'hanno pochi, sono attaccati lo stesso, capito? Le altre motivazioni. E quindi l'elemosina non è soltanto una predica come le faceva Sant'Antonio, che bisogna andarsela a leggere, che ai ricchi gli dava certe suonate e li spazzolava per bene, ma è anche una cosa da poveri. Certamente, se tu sei povero non darai 10.000 euro al mese alle missioni di Madre Teresa di Calcutta,
non ce l'hai, non ce l'hai, gli dai 3 euro, ma tanto glieli dai, perché non è il quanto, ma è lo spirito. Cioè, il Signore mi ha dato poco, ma da quel poco che ho ne tolgo qualcosa per condividerlo con i miei fratelli, perché faccio 2 cose di buono, faccio 3 cose positive. Poi la predica è finita, eh? 1, faccio un'opera di carità e faccio contento il prossimo. 2, attenzione, quello è l'unico modo per portarsi i soldi nell'altro mondo, perché per portarsi i soldi nell'altro mondo c'è solo un sistema: tutti quelli che noi abbiamo donato gratuitamente e il Signore ci li fa ritrovare con gli interessi al 100 per 1 nell'altro mondo. Tutti quelli che ci siamo tenuti, finita la vita terrena, ce li siamo magnati, ce li siamo scialati, oppure rimangono qua, ma non vengono in paradiso. E la terza cosa, ogni volta che io do qualcosa, io spero che nessuno di voi, me compreso, pensi: ma questo non è un problema mio, io non sono attaccato ai soldi. Io vi dico da prete, credetemi, non è vero. Tutti quanti noi dobbiamo convertirci, tutti, nessuno è escluso. Non c'è bisogno che, quindi, ogni volta che io faccio un'elargizione mi distacco un pochino, capito? Perché privarsi di qualcosa è un atto contrario all'esserne attaccato, e quindi cresco un pochino nel doveroso distacco dalle ricchezze. Le ricchezze non sono un male in se stesse. Il Signore ce l'ha dato perché però le usiamo bene e siamo consapevoli che possono diventare addirittura un idolo, prendere il posto di Dio. Concludo da dove ho cominciato: se uno è capace di non parlare più con il fratello e di non andare più al funerale della madre, che cosa significa? Significa che i soldi e i beni vengono sopra l'affetto verso mamma e l'affetto verso tuo fratello. Questo è un dato oggettivo, non è un giudizio. E quindi che significa? Significa che i soldi hanno preso un posto e i beni troppo grosso nel tuo cuore, e ti portano poi a vivere malamente. Pensate anche a tutta la criminalità che esiste. Che cos'è la mafia? La mafia, pensate che ammazzano le persone? La mafia è amore al denaro, la camorra è amore al denaro, la 'ndrangheta è amore al denaro, la Sacra Corona Unita è amore al denaro, capito? I narcotrafficanti è amore ai soldi, tanti, capito? Quindi attenzione a questo, che è un punto cardine della nostra vita cristiana. Chiediamo alla Madonna, come suo figlio distaccata e povera, che ci aiuti, ecco, a essere capaci di avere una profonda sapienza su questi argomenti e di fare anche bene l'esame di coscienza su questi punti, perché sono insegnamenti fondamentali del Vangelo e di tutta la rivelazione. Siano lodati Gesù e Maria.